Ciao! Allora, questo è il solito video che più o meno a cadenza mensile mi sembra di star facendo sui prodotti terminati, praticamente nell'ultimo mese. Mi sembra che l'ultimo l'ho pubblicato più o meno un mese fa. Sono un po' di cose, quindi vado subito al dunque. Il primo prodotto, prendiamo così, peschiamo dalla busta, qui ho una busta. Vi faccio vedere così pescando che cosa viene fuori. È un prodotto per il viso della Garnier che io di tanto in tanto ricompro. Non è la prima volta quindi che lo utilizzo. Si chiama Garnier Skin Naturals Fresh Menta Verde più Vitamina E. Dice gel mousse delicato, pelle libera di respirare, elimina impurità e trucco, illumina il colorito per tutti i tipi di pelle, dermatologicamente testato. Allora, questo qui mi sembra che costi, io li prendo sempre da acqua e sapone, però spesso li prendo quando sono in offerta, quindi in genere li metto in offerta intorno ai 2 euro o qualcosa del genere. A prezzo pieno non so se stanno intorno ai 4, 4,50 euro. Potrebbe essere, non sono sicurissima. Sono 200 ml di prodotto con validità 12 mesi dall'apertura. Io mi ci trovo bene perché innanzitutto è un gel, quindi è effettivamente molto fresco. Lo uso semplicemente la mattina per lavarmi il viso, quindi non per struccarmi né per altro, proprio per lavare il viso la mattina. È un prodotto molto fresco, è un prodotto che non mi secca la pelle, che non me la fa tirare. Io ho una pelle mista, sensibile, quindi è molto delicata, sarò facilmente, mi tira facilmente con tantissimi prodotti e molti mi fanno bruciare gli occhi. Questo non mi fa bruciare neanche gli occhi. Non è il top dei top, però ripeto, quando lo trovo in offerta so che comunque mi va abbastanza bene e tendo a comprarlo. Adesso hanno fatto una nuova linea, infatti in offerta ho comprato quello, ma ancora lo devo utilizzare, è diverso, è sul colore albicocca, insomma non so, non mi ricordo adesso la differenza, poi ve ne parlerò quando lo utilizzerò. Comunque questo qui devo dire che per me è piuttosto delicato, mi ci trovo abbastanza bene. Forse sono gli unici due prodotti della Garnier che uso, lo struccante bifasico per gli occhi e questo. Struccante bifasico che vi faccio vedere subito e neanche ve ne parlo perché penso di farvelo vedere in ogni video dei prodotti terminati del mese. È un bifasico, è delicatissimo, non mi brucia gli occhi, non è troppo oleoso, per me è fantastico, io uso solo questo e lo ricompro in continuazione. Sono 200 ml di prodotto anche qui, anche no, questo è validità 6 mesi dall'apertura. Se cercate qualcosa, se avete difficoltà con anche voi con bruciore di occhi, struccaggi vari e cose del genere, provate. Voglio dire, non costano tanto questi prodotti, quindi si può fare. Poi, se non faccio cascare tutto, aspettate. Allora, un prodotto che ho adorato, come penso il 99,9% delle persone qui su YouTube, è l'acqua micellare della Bioderma. Questa era quella da 500 ml, io l'ho comprata alla parafarmacia dell'Ipercop, l'ho pagata intorno a 15 euro, e per cui conviene nettamente comprare questa più grande, perché quella più piccola da 2,50 costa intorno ai 10 euro, per cui c'è una bella differenza. Di acqua micellare io ne ho usate di tantissime marche, l'ho già detto in un video. Ne sto usando ancora un'altra nuova, ve ne parlerò poi o in un video specifico o a prodotto terminato. Questa della Bioderma è stata la migliore finora utilizzata, quindi tenendo fuori l'ultima però. E per cui a dispetto di Lancôme, Collistar, Avène e appunto la Bioderma. Adesso sto utilizzando la quinta marca diversa perché non avevo trovato la Bioderma, c'era solo la confezione piccola, quindi mi sono buttata su un'altra marca di cui avevo sentito parlare bene e poi ve ne parlerò. Quindi mi ha assolutamente consigliata la Bioderma, ma insomma quella con il tappo rosa però. L'altra ho provato un campioncino e sinceramente la differenza si vede. Questa qui è molto più delicata. Quindi questa con il tappo rosa è assolutamente promossa, in più non ha profumazione, strucca veramente bene, cioè quando la passate il viso è proprio pulito, pulito, pulito. Io mi ci trovo benissimo. Non strucco gli occhi con questo perché uso il bifasico, quindi questa qui la uso solamente per il viso, promossissima. Poi
Ah, questo è un prodotto che ho fatto vedere nel video delle creme corpo che ho utilizzato. Magari vi linko qui il video in questione perché ho parlato di diverse creme corpo. Io ho la pelle secca. Questa è una crema per pelli secche disidratate. Come vi ho già detto nel video in questione, se l'avete già visto, lo ripeto per chi magari non l'avrà visto, non è assolutamente così. Quindi questa crema a me non è piaciuta, anche se la Caloderma devo dire che non è malaccio come marca. Ma questa qui è proprio toppata. Va bene per chi ha la pelle normale, in quel caso è idratante, ma per, come dicono loro, pelle secca disidratata, assolutamente no, perché per me questa è proprio acqua fresca. Quindi non la ricomprerò assolutamente, l'ho usata molto come doposole quest'estate per cercare di smaltirla, perché poi sono 400 ml di prodotto, qui non finiamo mai questa crema. E quindi l'ho fatta fuori più o meno tra l'estate e settembre, con più o meno così. Non mi è piaciuta, se avete la pelle molto secca non la comprate perché non serve veramente a niente. Poi, questi sono i dischetti che uso per struccarmi, che sono quelli grandi, non sono quelli piccolini, della Cotoneve. In realtà io uso due marche, le prendo d'acqua e sapone, quella che trovo in offerta. O questa o la marca proprio di acqua e sapone. Questa qui, questa volta ve la faccio vedere perché mi è capitata una cosa che mi ha abbastanza inquietato. L'ultimo pacchetto che ho comprato era veramente terribile. I dischetti, ripeto, sono quelli grandi e in genere finora mi sono sempre capitati sigillati molto bene, quindi che quelli che non si vanno ad aprire, no? E molto morbidi. Questa volta mi è capitato, innanzitutto si sfaldavano e poi avevano all'interno dei pallini un po' più duri. Sapete, l'ovatta, quella un po' da 4 soldi, insomma, ecco, in quel senso. Però dovendolo utilizzare per struccare il viso, sinceramente dava proprio fastidio perché grattavano. Adesso per fortuna me ne è rimasto uno, in realtà. Li ho quasi finiti, nel senso che questo era un pacchetto vecchio, ne ho già finito un altro quasi nel mentre, e non li ho più ricomprati, ho ricomprato quelli di acqua e sapone. Mi trovo meglio perché insomma finora insomma, una sola del genere non me l'hanno data, non mi sono fidata e non li ho voluti ricomprare, quindi ve li faccio vedere per questa ragione. Poi mi sa che ce ne sono due colluttori. Ho finito due colluttori. Io soffro di denti sensibili, quindi uso moltissimo l'Elmex, che è proprio quello per denti sensibili, sia il dentifricio, che però alterno con un altro perché mi rompo di usare sempre lo stesso dentifricio, sempre per denti sensibili, e questo è il colluttorio. E devo dire che mi dà una grossa mano, perché i denti sensibili, se ne soffrite, sapete che è un cataclisma. Devo dire che da quando uso assiduamente questi prodotti ho risolto moltissimo e mi stanno dando veramente una grossa mano. Sono finiti qua dentro perché ormai è talmente l'abitudine di mettere tutto da parte per fare il video che qualunque cosa finisco in automatico la butto qua. Infatti c'è anche quello per le gengive, credo che sia questo. Sì, questo è quello per le gengive, questo è proprio di farmacia, è il corso. È sempre colluttorio. Questo qua non mi piace tanto perché ha un odore, un sapore amarissimo, quindi vabbè, comunque lasciamo perdere i colluttori. Ho finito e direi anche finalmente questa crema della Elvive. L'avevo presa, penso un anno fa, l'estate scorsa, perché era in offerta. Vedete? C'era una targhettona, era in offerta. Allora, io ho i capelli, sono un po' grassi alla cute, molto secchi sulla lunghezza. E quindi in estate ho bisogno sempre di adoperare qualcosa che mi ammorbidisca comunque le lunghezze, eccetera, eccetera. Comprai questa qui, che non sono il massimo della vita, me ne rendo conto e lo so benissimo, ma è pesantissima, cioè i miei capelli comunque sono sottili, quindi hanno bisogno di qualcosa che gli dia morbidezza, ma che non li vada a appesantire. Oltretutto, io l'ho detto pure a una ragazza nel video, boh, un paio di video fa, che mi aveva chiesto dei miei capelli. I miei capelli sono degli spinaci, cioè non vado neanche dal parrucchiere. Me li faccio da sola in qualche modo perché tanto non riescono mai a dargli una forma. Perché se usano il ferro come fanno loro, io dopo 2 secondi non ho più niente, ritornano lisci. Sono molto lisci. Questa qui mi appesantiva tantissimo i capelli, quindi per il mio tipo di capello assolutamente non va bene. L'ho fatta fuori adesso nel periodo estivo in cui col mare e tutto quanto ho bisogno di cose invece più sostanziose, per cui l'ho interrotta a un certo punto l'anno scorso, l'ho ripresa quest'anno e finalmente l'ho finita. Non la ricomprerò e in generale io non compro mai i prodotti della Elvive perché sinceramente non mi trovo molto bene né con gli shampoo né con le creme. Per cui finita, meno male.
una crema viso che è della Nivea ed è la linea Pure and Natural. Quelle che dicono il 95% di origine naturale dei prodotti inseriti, crema idratante da giorno. Io da giorno non l'ho potuta usare perché per me era pesantissima, quindi la mia pelle proprio non l'assorbiva, era troppo pesante. L'ho usata la notte, come crema da notte per me andava abbastanza bene, proprio perché era particolarmente pesante per il mio tipo di pelle, quindi la notte come crema idratante, insomma, mi sono trovata benino. Non la ricomprerei e neanche la consiglierei perché sinceramente ha un odore un po' troppo forte. La consistenza, ripeto, è un po' troppo cremosa, un po' non lo so, non mi piace neanche tanto la consistenza. Per cui se ve la ritrovate in casa e non la usate, provate a usarla come me per smaltirla come crema da notte, non è il massimo, ma insomma, se si può far fuori i prodotti e non farli ammuffire è sempre meglio. Ma assolutamente io non la consiglio questa linea, a me non piace. Poi ho finito il mascara della Essence, mi è durato un sacco comunque. Qualcuno mi sembra che aveva menzionato il fatto che si fosse seccato. Secondo me ritorniamo al solito discorso della Essence dei prodotti che vengono aperti. Io adesso ho beccato un top coat che è stato aperto perché ho trovato il bordo con lo smalto appiccicoso, quindi ovviamente è stato aperto, richiuso, magari pure utilizzato. Infatti è già, siccome sono quelli ad asciugatura rapida, ovviamente si seccano, si rapprendono molto facilmente. Facilmente, insomma, e infatti è già un pochino troppo consistente. Probabilmente chi ha lamentato questa cosa è perché ha beccato la confezione che è stata aperta, di sicuro. A me è durato molto, mi è piaciuto molto. Non l'ho ricomprato perché nel frattempo ho comprato altre cose, insomma, che sto provando e che sto utilizzando. Però effettivamente questo è un buon prodotto, quindi costa molto poco. Il mascara della Essence I Love Extreme. Poi un profumo estivo che io amo, infatti ne ho già un altro, ed è quello di Marc Jacobs, si chiama Rain. Come vedete il flacone è molto grande, credo sia da 400 ml. Se si leggesse, no, 300 ml. Un'acqua profumata. Made in USA. Sì. Con il vaporizzatore. Ha un odore, un profumo secondo me paradisiaco. Si chiama Rain, ma è proprio una profumazione secondo me molto estiva. Questa è una linea che Marc Jacobs mi sembra ha lanciato un paio d'anni fa, credo, 2 o 3 anni fa, proprio per l'estate. C'erano tutte profumazioni, c'era il limone, c'era questa qui, Rain, che secondo me è la più buona di tutte. Insomma, tutte profumazioni molto, molto estive, molto fresche e molto delicate. Questa l'ho finita, però ne ho già un'altra e questo mi piace tantissimo. Per la quantità che ha all'interno ha anche un prezzo accessibilissimo, perché tipo 300 ml, vabbè, io non l'ho comprato quest'anno, quindi non so se i prezzi siano aumentati, però costava intorno ai 50 euro, tenendo conto che 50 euro più o meno vengono gli eau de parfum da 30 ml, a volte quelli da 50, dipende. Insomma, 300 ml vi durano davvero tantissimo. Poi, non vedo più niente. Allora, il leva smalto di Essence, questo è quello al cocco. A me non piacciono, quindi questo qui l'ho finito e non ne ho più ricomprati. Ne ho provati due, non mi sono piaciuti nessuno dei due, perché faccio una fatica immonda a togliere lo smalto e mi seccano l'unghia, me la fanno sfogliare, insomma, oddio, non mi piace, quindi non lo ricomprerò, non è un prodotto che mi piace. Ultimi due prodotti. Uno shampoo della Garnier all'estratto di mango e fiori di Tiare. L'ho comprato quest'estate perché facevo, insomma, shampoo abbastanza spesso. E questo non ha delle grossissime schifezze, mi sembra, per quanto sia uno shampoo comunque da supermercato. Non mi sembra che abbia proprio delle schifezzone dentro. Ha un profumo paradisiaco anche questo, quindi il profumo è assolutamente promosso. È uno shampoo senza infamia e senza lode, però mi lavava bene i capelli, insomma, ma niente di che, anche questo non lo ricomprerò. Ultimo prodotto è un prodotto osceno della Kiko, ed è la matita, questa fatta a pennarello per le sopracciglia. Questa cosa mi è durata, penso, questa è la numero 02, 4 giorni,
5. Se vogliamo proprio essere buoni e generosi con la signora Kiko, diciamo una settimana, ma non mi è durata una settimana. Dopodiché si è seccata, questa cosa non scrive niente. Cioè, è proprio così. E inoltre la punta si disfa, insomma, si ammorbidisce molto, per cui il tratto non è preciso e sfido chiunque ad andare a disegnarsi le sopracciglia con questo coso. Adesso guardate, ho fatto due righe, dopodiché non scrive proprio più. Vi prego, non la comprate, cioè veramente uno schifo assurdo. Ottime le matite, quelle normali, quella è la mia matita preferita. Indecente questa cosa qui, non so perché esista, non so perché la tengono in commercio, sconsigliatissima. Questi sono i miei prodotti finiti più o meno nell'arco dell'ultimo mese. Un bacione e alla prossima, ciao!